buongiorno, puntuali come sempre alle 7.30 per un nuovo appuntamento con la rassegna stampa di 696 TV. Andiamo insieme a leggere i titoli che trovate sulle notizie oggi in edicola in questo giovedì novembrino, prima della parte finale dedicata come di consueto al web con ampio spazio al nostro portale ottopagine.it. Dalla regia Michele Urciuolo ci fa intravedere le prime pagine e noi iniziamo come di consueto dalla prima pagina del Roma. E allora, in apertura, l'ultima sfida del boss Di Mauro. Poggioreale, Paoluccio, infermiere, capo dei Contini, odiato dal clan Mazzarella, è morto martedì a casa. Era malato. Funerali negati, 300 manifesti nel Rione contro la decisione del questore. In taglio alto, due notizie. Dela, ovvero Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli, che lancia un invito a Cavani: se soffre a Parigi venga a Napoli. Il patron apre al ritorno del Matador, ma solo a 6-7 milioni a stagione. Rogo a Città della Scienza, assolto in appello il custode, dopo 5 anni nessun colpevole per l'incendio. E andiamo in taglio centrale nella prima pagina del Roma: bagni distrutti, finestre piene di muffa e lavori mal eseguiti, ecco il policlinico in questo reportage sulle condizioni del policlinico, che versa davvero in una situazione a dir poco critica. E poi di spalla ci sono tanti richiami: quartieri spagnoli, agguato tra i vicoli dietro il ferimento di Massimo Navarra, un messaggio al clan. E poi dal comune di Casalnuovo: nel palazzo del clan sgomberate le case occupate dai parenti dei capi degli Egizio. E poi da Arzano: la sindaca Esposito conferma le dimissioni, in primavera si torna alle urne. Ed ancora, comune, l'annuncio del sindaco nel giorno della sentenza della Corte dei Conti che sblocca le casse: io, l'anti Salvini, mi candido a premier. E quindi è destinata a far discutere questa presa di posizione, per certi versi attesa, di Luigi De Magistris, che vediamo nella foto. L'opinione a tal proposito: rifiuti l'inganno degli inceneritori. A tal proposito, su un'altra tematica, non sulla questione ovviamente De Magistris. E poi l'intervento: i danni dei Verdi si sentono ancora. E ancora, a seguire, Fondazione Banco Napoli, c'è il nuovo presidente, plebiscito per la Paliotto. E poi ancora un'ultima notizia di spalla: da Polvica Roccaraino, il 26enne finito in manette per l'incidente mortale, stava andando a vendicarsi con la pistola dopo una lite. Andiamo all'interno del Roma con pagina 2, policlinico tra degrado e sprechi. Queste foto che documentano la situazione in un ampio reportage: segnalazioni mai recepite, arrivate all'ufficio tecnico da oltre un anno, malcontento di pazienti e operatori. E vediamo le foto, appunto, che vanno a documentare quanto è poi scritto nell'articolo a firma di Bruno Pavone: le finestre che perdono acqua e impregnano i muri, la muffa che invade i reparti, ed ancora uno dei servizi igienici fuori uso e poi un rappezzo multicolor dopo i lavori. In questo sommarietto una estrema sintesi della vicenda: all'edificio 18, reparto di malattie infettive, i servizi igienici sono fuori uso, pensate, da oltre un anno. E ancora altri sommarietti: a psichiatria, lavori effettuati per 18.000 euro ma con un pezzotto visibile. Ed ancora un altro sommarietto: scarsa illuminazione per la rottura di diversi fari, rischio furti e rapine nella struttura. Andiamo avanti con il Roma e siamo già arrivati a pagina 3, Poggioreale, quartiere tappezzato di messaggi della famiglia di Paoluccio, infermiere, morto il RAS Paolo Di Mauro, funerali negati, manifesti contro la decisione. Ancora avanti con la pagina 13 del Roma: ottava municipalità paralizzata, le tre sedi crollano a pezzi, mancano anche la carta e i PC. Il caso: interdetta la struttura di Chiaiano, chiusi due piani a Scampia, Paipais attacca il comune. E poi in taglio basso, Piazza Borsa, la bambina uccisa in un agguato di camorra nel 1982, parliamo ovviamente di Simonetta Lamberti, alla quale è stato intitolato uno slargo. E allora andiamo a vedere a tal proposito il servizio della nostra Paola Iandolo.
È stata scoperta questa mattina la targa in memoria di Simonetta Lamberti, vittima innocente di camorra. La piccola, 11 anni, perse la vita a Cava dei Tirreni 36 anni fa, quando, a seguito di un attentato ai danni del padre, il magistrato Alfonso Lamberti, fu centrata alla testa dai sicari che la uccisero sul colpo. Oggi il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, l'ha ricordata insieme ai fratelli Simonetta, Serena e Stefano, e alla madre, Angela Procaccini, inaugurando un largo in suo nome. Mi permetto di prendere mio merito, che in realtà non è mio ma è di tanti, quello di essere riuscita a farle un regalo di compleanno per la prima volta nella mia vita, perché non ho mai potuto farlo. Ho voluto tanto che questa cerimonia cadesse il 21 novembre per questo motivo, perché è ancora più significativo, così come ho voluto tanto la presenza dei ragazzi delle scuole e anche quelle di Cava dei Tirreni. È un vero miracolo, quasi non ci credo, che la mia città dedichi questo spazio alla mia bambina, che diventa così un simbolo di vita, di speranza, anche di gioia, perché lei è morta felice, non si è resa conto del suo passaggio. Al centro di Largo Simonetta Lamberti è stato piantato anche un ulivo come simbolo di pace in concomitanza della Giornata Nazionale dell'Albero. Rieccoci in studio con la prima pagina della Repubblica nella sua edizione nazionale. Andiamo a vedere allora il titolo per quanto riguarda l'apertura: deficit, patto Di Maio-Salvini con la UE e non si tratta più. Conte e Tria nell'angolo dopo la bocciatura di Bruxelles, appello del Quirinale, meglio negoziare. Il commento: l'austerity e l'azzardo, a firma di Federico Rampini. E poi l'incontro di la Repubblica domenica a Roma, liberateci dalla stampa, la tentazione del potere. Di spalla le idee, la svendita immorale di Trump, l'approfondimento a firma di Friedman, il noto economista. E poi in taglio centrale l'immagine che va a documentare quella che è una notizia per certi versi drammatica, la paura per Silvia, la volontaria italiana rapita in Kenya. Silvia Romano, che è cooperante milanese di 23 anni, sequestrata in Kenya con alcuni bambini in questa fotografia, sono dunque ore di grande apprensione. Il punto invece, per quanto riguarda il tema della manovra economica, il governo strappato, firma di Stefano Folli. E poi ancora l'analisi: noi nel mirino degli Shabab, di Gianluca Di Feo. Di spalla anche il racconto, Anna Maria, la sposa del mare, e un ampio reportage fotografico, mentre in taglio basso nel napoletano, licenziato medico obiettore che ha rifiutato di praticare un aborto terapeutico. In taglio basso anche il caso Dolce e Gabbana, lite social in Cina, bloccata la kermesse noi hackerati. E poi le nomine, cambia l'intelligence, scelti due generali della finanza al vertice dei servizi. Di spalla l'intervista a Marcello Fonte, fra il 7 un libro, torno a piedi nudi nel posto del cuore, dalla California alla Calabria, mia madre fa l'attrice a 80 anni, finalmente ha capito che faccio un lavoro serio. E ancora andiamo all'interno della Repubblica edizione nazionale con la speculare di pagina 2 e 3, nella contea di Malindi, cooperante rapita in Kenya, è stato un blitz premeditato, comando di 8 uomini, sequestrata giovane italiana, sospetti su Al-Shabaab e pastori somali. Il racconto: partiamo per aiutare ma anche per salvarci, a firma di Giobbe Covatta, che in Africa ha costruito delle pagine davvero importanti in termini di solidarietà. E poi il personaggio Silvia Costanza Romano, il suo sogno era far giocare i bimbi e bambini africani, era rimasta l'unica straniera nel villaggio, alle amiche scriveva: qui sono libera. La vediamo in questa foto tratta dal suo profilo Facebook, Silvia Romano. Siamo a pagina 3, lo scenario, il sospetto su Al-Shabaab, Italia nel mirino per l'aiuto alla nuova Somalia. Gianluca Di Feo firma questo articolo, non c'è conferma ma i miliziani jihadisti hanno l'obiettivo di colpire i nostri sforzi per creare istituzioni e polizia a Mogadiscio. E andiamo avanti dopo questa speculare di pagina 2 e 3 con un altro tema.
caldo, lo scontro a Bruxelles, la Unione Europea boccia Roma con questa manovra via alla procedura. Moscovici, il governo parla e si alza lo spread, Salvini, la lettera, aspetto anche quella di Babbo Natale, e quindi si alza davvero anche il livello dialettico di questo scontro. Pagina 7, in retroscena sul no alla UE, i due vicepremier siglano la tregua, Salvini e Di Maio bloccano Tria, nessuna trattativa con l'Europa. Premier e ministro dell'economia pronti ad aprire a modifiche, ma i leader di Lega e 5 Stelle vogliono aspettare invece le elezioni. Andiamo allora a vedere la lettura su questa vicenda del vignettista della Repubblica, ovvero LK. Tutti ci dicono fermatevi, ma noi andiamo avanti, me ne frego, tira dritto. Ed ancora, tranquilli, l'impianto della nostra campagna elettorale è solido e i sondaggi sono sotto controllo. Se poi lo spread va ancora più su, le banche saltano in aria, le aziende chiudono, l'Italia sprofonda e dilaga la miseria più nera, sniff sob. E poi ancora, non c'è problema, non siamo responsabili, abbiamo il piano B, quello di Savona, e per finire portiamo i nostri soldi in Svizzera, non mollo, proprio come Savona, eia. E quindi c'è anche questa lettura su questa vicenda che ovviamente tiene alta l'attenzione, una lettura in chiave ironica, quella di LK, il vignettista della Repubblica. Andiamo avanti, ritornando sulla pagina 4 con il Quirinale. Pressing su Palazzo Chigi, ma il Colle insiste per un negoziato tra Conte e Juncker. Per Mattarella il giudizio di Bruxelles può essere corretto con qualche concessione. Abbiamo visto le pagine della Repubblica edizione nazionale, andiamo sulla prima invece della edizione Napoli, che dedica la propria apertura alla Corte dei Conti che salva il sindaco De Magistris, ora il comune può spendere. Le sezioni riunite di Roma tolgono il blocco alle casse, Panini, grande risultato, più risorse per Verde e strade. Il commento, guerra e pace del San Paolo al San Paolo, ovviamente si parla del sopralluogo per le Universiadi che si è tenuto ieri, la presenza del governatore De Luca e di Aurelio De Laurentiis, e di spalla in primo piano l'intervista ad Alex Zanotelli per le catacombe, un accordo speciale, il missionario, spero in una soluzione rapida, domenica l'evento nel rione Sanità, un caso che ha avuto rilievo nazionale anche grazie a un servizio delle Iene. Poi un libro accusa, scudetto perso per gli errori degli arbitri, è arrivata nelle aule universitarie la presunta onda di favoritismi nei confronti della Juventus anche attraverso presunti errori sul VAR. E poi le regole diseguali del calcio, a firma di Guido Trombetti, un ulteriore approfondimento su questo tema. E questa immagine che vediamo invece in taglio centrale arriva da Palazzo Reale, oggi riapre il giardino pensile, arriva Fico, l'artista giapponese Ikeda avvolge invece la reggia con il filo rosso, come documentato per l'appunto da questa fotografia. Lo studio della Svimez, reddito di cittadinanza, campagna prima ma poche risorse. E poi in taglio basso, prima donna al vertice dell'istituzione, Fondazione Banco Napoli, Rossella Paliotto, presidente, stop erogazioni a pioggia. Andremo più avanti ad approfondire questa nomina. E poi ancora il processo d'appello, Città della Scienza, assolto l'unico imputato, il rogo resta dunque un mistero. Qui è ora la rubrica di Miriam Candurro, Andrea, il coraggio oltre i social, a pagina 17. Questa è la prima pagina della Repubblica edizione Napoli nella sua interezza. Noi continuiamo la nostra rassegna spostandoci su un'altra prima, quella del Mattino nella sua edizione nazionale. Eccola qui, e l'apertura è dedicata alla tensione tra Italia ed Europa su temi economici, trattativa UE, governo diviso. La Commissione ha avviato la procedura di infrazione per gravi violazioni sul debito, la Lega apre alla revisione di PIL e il deficit, no dei 5 Stelle, asta BTP Italia, il grande flop. In taglio alto alcuni sommarietti, la polemica, la Cina censura Dolce & Gabbana, spot sessisti, salta il mega show. E poi il nuovo album con Pino nel cuore, Ramazzotti ricanta per il Lazzaro felice. E poi Maracca
Carfagna, che ha dichiarato: i centri contro la violenza delle donne sono senza fondi. In realtà, più che dichiarare, la Carfagna ha lanciato una vera e propria denuncia senza mezzi termini. L'intervista a De Laurentiis: varre arbitri, così non va. Se Salvini mette il Sud al centro del progetto, io pronto a sostenerlo. E poi di spalla il commento sui temi economici, che sono, come vedete, in apertura: perché si deve e si può evitare il baratro, ed anche l'analisi come mantenere la quota 100 salvando i conti, a firma di Enrico Del Colle. Il focus del mattino ulteriormente su temi economici: il reddito, i conti non tornano, solo al sud 10 miliardi di aiuti. E poi mister Strafalcioni, Sibilia, il sottosegretario che fece creare il mondo, addio in soli tre giorni, una gaffe che ha fatto molto discutere nella giornata di ieri. Taglio centrale, la sentenza: 5 anni dal disastro, assolto il custode, non ci sono prove, autocombustione. Rogo a Città della Scienza, nessun colpevole. E questa è un'immagine che va a ricordare il furioso incendio che il 4 marzo 2013 distrusse a Napoli la Città della Scienza. Non c'è però nessun colpevole per ciò che è accaduto. Di spalla il congresso PD, Minniti, il caso delle firme di Forza Italia, Caserta, 3 sindaci di destra, mai sottoscritto l'appello. E poi in taglio basso il dibattito San Francisco e Barcellona, il finto mito dei rifiuti zero. Questa era la prima del mattino, edizione nazionale, che lasciamo per trasferirci all'interno del mattino edizione Napoli. L'apertura qui dedicata all'ospedale delle formiche, come è stato ribattezzato, infestata anche chirurgia. L'allarme dato da alcuni degenti: il primario, nessun problema, stanza subito igienizzata. San Giovanni Bosco, un altro caso dopo la paziente ricoperta di insetti. In taglio alto San Paolo, De Luca, lo stadio sarà ok. De Laurentiis ribatte: è fatiscente. Questa è una foto del sopralluogo tenuto nel pomeriggio di ieri a Fuorigrotta. E poi catacombe, Paranza in Pol Borgomeo per affiancare Loffredo. Di spalla il nodo dei conti in rosso, casse sbloccate, comune salvo, ora potrà pagare. La Corte dei Conti manda i documenti sulle irregolarità contabili della Consulta. Ed ancora l'analisi a tal proposito: il giudizio tecnico non assolve l'amministrazione dalle colpe. Il reportage, spostandoci sul fronte destro della prima pagina del mattino edizione Napoli, le aree ripulite tra i reparti ormai al collasso. Ovviamente parliamo del caso del San Giovanni Bosco. E invece in taglio centrale le scuole: alunno ferito alla De Amicis Capuozzo, degrado e proteste. Anche il tema della scuola, della sicurezza delle scuole è sempre particolarmente caldo. Di spalla la fondazione, il presidente eletto all'unanimità, Banco Napoli, Paliotto subito all'attacco, grave crisi di liquidità, SGA ogni azione per riprendere i fondi. E poi mostra al MAN gli alimenti di 2000 anni fa conservati dall'eruzione, pane e fichi secchi sulle tavole di Pompei. Andiamo però all'interno del mattino edizione Napoli. Abbiamo detto della nomina della Paliotto, rivoluzione Banco Napoli titola il mattino. Fondazione, grave crisi di liquidità, la neopresidente eletta all'unanimità, compromesso il patrimonio dell'ente. Ed ancora SGA, valuteremo ogni possibile strada per recuperare tutti i crediti sottratti. Allora andiamo a vedere, a proposito di questa nomina, il servizio di Rossella Strianese. Si chiude la fase del commissariamento della Fondazione Banco Napoli, iniziata la scorsa primavera e durata 8 mesi, un periodo di aspri contrasti interni all'ente, che versa in difficili situazioni finanziarie. L'ultimo bilancio ha presentato una perdita di 10 milioni di euro. A capo della Fondazione per la prima volta una donna, Rossella Paliotto, il suo vice sarà Vincenzo Di Baldassarre. Tra i primi obiettivi del nuovo corso, la valorizzazione dell'archivio storico, il più grande archivio di natura bancaria al mondo, e ovviamente il risanamento economico dell'ente. Intanto per il Comune di Napoli arriva l'ok della Corte dei Conti sul bilancio. I giudici contabili si sono riuniti per deliberare sul ricorso presentato da Palazzo San Giacomo. Dopo 5 ore di Camera di Consiglio, il Presidente ha sospeso il blocco della spesa che era stato imposto dalla sezione regionale di controllo della Campania e ha inviato gli atti alla Corte Costituzionale, che dovrà esprimersi
sulla legittimità della contabilizzazione del fondo anticipazione liquidità, dentro il quale il Comune aveva fatto confluire i crediti di dubbia esigibilità. Soddisfatto il sindaco De Magistris, che attendeva con ansia lo sblocco della spesa che ha paralizzato il comune per molti mesi. E nel frattempo, intervistato da Radio 1 a Un giorno da pecora, il sindaco Arancione ha anche annunciato che se nel 2019 si dovesse andare a votare per il nuovo governo, lui è pronto a candidarsi premier. Rieccoci in studio con la prima pagina del Mattino, edizione Avellino. In apertura, sfiducia, ultimo appello di Ciampi. Il sindaco, chi mi vota contro, ha paura del dissesto, la città ha bisogno di verità, la politica sabato, la decisione del Consiglio sulla mozione contro l'amministrazione 5 Stelle, in taglio alto trova spazio lo sport, Avellino torna il sorriso, si svuota l'infermeria, vi preannuncio già da ora a proposito dell'Avellino un'intervista in esclusiva al responsabile dell'area tecnica del gruppo Sidigas, Nicola Alberani, che ha parlato a lungo sia del calcio sia del basket che ieri sera ha visto la Scandone perdere, battuta in casa dai lettoni del Ventspils, Sidigas sulle gambe e passano i lettoni, titola il Mattino riguardo alla settima giornata del gruppo A di Basketball Champions League, KO al Del Mauro per i Lupi. E poi il sostegno, ritornando al tema della politica, della sfiducia con l'ultimo appello di Ciampi, il sottosegretario Sibilia lo blinda, sarà ancora lui il nostro candidato, lo scenario debiti fuori bilancio, serve un altro sì sul default, oggi il parere dei revisori e poi di spalla solo fra rifiuti conciari, perquisizioni e denunce nelle aziende. Andiamo in taglio centrale, la criminalità, il controllo del territorio, furti e droga in città e allarme per la sicurezza. Il colonnello dell'arma Cagnazzo, non abbassare la guardia. E poi il caso, delitto Zaccaria, Gimelli peggiora, serve una nuova perizia. E ancora in taglio centrale il progetto, il nuovo seminario destinato a centro di aggregazione, il Vescovo Aiello, ecco il polo giovani. Dal comune di Pietra dei Fuzzi, botti illegali, maxi sequestro nella rivendita dei cinesi, ed in taglio basso medaglia paralimpica, pesi Giuseppe, recordman di sollevamento. Eccolo qui Giuseppe Dello Russo con il suo titolo, con la sua medaglia, con grande soddisfazione e sacrificio l'ha ottenuta. Andiamo avanti con la prima pagina del Mattino nella sua edizione Benevento, eccola qui, andiamo subito a vedere in apertura il tema relativo all'UNESCO. A rischio via Ideor, scompariranno le strutture giudicate incompatibili con la buffer zone, sosta selvaggia, tolleranza zero nell'area dell'Arco. Mastella firma le prime ordinanze di rimozione, non voglio che la città perda il marchio. E poi la toponomastica, addio alle case sparse nelle contrade, esperti daranno nomi a tutte le vie. E poi la festa, verde pubblico, gli alunni pronti a riscoprire gli alberi della villa. In taglio alto la musica, muti studenti del Sala alla lezione che strega, e poi il cinema, l'Emmy Awards, gli effetti di Giardiello. Di spalla, Sant'Agata, pronto soccorso, il caso a Roma, Valentino, stop ai tatticismi. Andiamo in taglio centrale, Valle Telesina, emergenza furti, non solo quindi in Irpinia, subito le telecamere, anche senza fondi, i sindaci, colpo basso per il Sannio, faremo da soli, la denuncia, pensionato muore a rummo, scatta l'indagine. E poi spazio anche al calcio, con Bucchi che rispolvera il 4-3-3, ma la sua panchina resta a rischio, Benevento, tridente per la svolta, occorre battere il Perugia per dare un cambio di passo ad un trend decisamente negativo, quello dei giallorossi. Dal comune di Airola, di spalla, niente officina perché donna, poi la studentessa ritratta, ho inventato. In taglio basso la patrona, Virgo Fidelis, l'omaggio dei carabinieri e l'iniziativa, povertà, veglia con Zanotelli e il Vescovo. Continuiamo a passare in rassegna le prime
del mattino, siamo ora nella edizione Caserta, maltempo, reggia in difesa, il tesoro a rischio, al via un monitoraggio della facciata dopo il crollo del marmo. L'ipotesi dei vigili del fuoco, un fulmine avrebbe provocato il distacco del fregio. E poi lo sport in taglio alto anche nella prima del mattino edizione Caserta, il calcio casertano, una panchina in bilico tra Fontana e Gallo, e poi il basket, Charlie Recalcati, la Juve Deco può tornare in Serie A, è l'auspicio di Charlie Recalcati. Di spalla la strage di Vairano, messaggi in rose alle sorelle uccise, migliaia per l'addio a Rosanna e Antonella, gli allievi alla maestra, chi ama lascia il segno. Ed ancora andiamo in taglio centrale, l'incidente sul lavoro, shock a Trentola, cade, cede l'impalcatura, muore carpentiere, l'ospedale San Paolo nel tondo, la vittima che è Sebastiano Marino. E poi di spalla ancora l'inchiesta, bufera sul business immondizia, rifiuti e licenze, altri atti all'esame dei carabinieri, verifiche sul progetto del biodigestore e su alcune documentazioni urbanistiche. La commemorazione Virgo Fidelis, il ricordo del vice brigadiere reale, ricorderete, travolto da un treno mentre inseguiva un ladro. E in taglio basso l'integrazione, la storia di Fanta, io sfuggita agli schiavisti sarò infermiera. E ancora i maestri alla reggia, l'incontro con il grande regista, parliamo di Ospetek, i miei film ispirati da De Sica. Ora la prima pagina del mattino edizione Salerno, andiamo a vedere subito l'apertura che è dedicata a luci d'artista, effetto luci, boom, negozi a tempo, le opere luminose traino per le vendite, ma il venerdì nero divide piccoli commercianti e maxi catene. 20 nuove attività, pionieri al Profagri, alunni in bottega con i vini della scuola. E poi in taglio alto il festival Dante visto dagli studenti, ambasciatore della pace, il progetto Istituti Comunità giocano la grande partita delle idee, di spalla le infrastrutture, aeroporto al Ministero, il round finale per la pista. E poi il caso mercatini di Natale, stop di Loffredo, solo street food, così non funzionano. Ancora di spalla l'università, studenti e prof da tutto il mondo, internazionalità, sfida vincente. Ed ancora la scuola, docenti precari tornano in piazza, reclutamento fermo al palo. Il terremoto, l'anniversario, cratere a 38 anni dal sisma, la ricostruzione senza fine. E poi Via Croce, il business gestito da un trans, 150 euro a prestazione, casa a luci rosse in centro, blitz dopo gli annunci sul web, la sentenza, abusi sessuali sulla nipotina, nonno assolto dopo 8 anni. In taglio basso la rassegna, brividi con Lansdale per un Natale in giallo. E poi sosta per il Granata, ma la Serie B scende in campo, ecco per chi conviene tifare. Salernitana, l'attesa non è disinteressata, ricordiamo che la Salernitana torna in campo solo il 1° dicembre con la trasferta a Cittadella. E poi la solidarietà, bella sempre, si fa centro con la freccia della Sessa. Andiamo avanti con la prima pagina delle cronache, eccola qui, andiamo a vederla subito insieme con l'apertura, il carcere della vergogna, detenute umiliate, 41 donne in rivolta a Forni, condannata solo in primo grado, le hanno tolto il figlio e dato in adozione, l'avvocato Florinda Mirabile, vivono in situazioni disagiate, quante storie da raccontare. Ancora abbiamo detto della casa a luci rosse scoperta, il transessuale faceva affari d'oro con i salernitani, minimo 150 euro a prestazione per un colombiano in via Benedetto Croce. E poi ancora Salerno, chiude anche il cinema Apollo, il proprietario Luca Vaglia, riapriremo a gennaio. E a seguire, nessun abuso sessuale, dopo 8 anni un vietrese è assolto, per i giudici non era lo zio Orco. Alcune delle notizie che sono presenti nella prima pagina delle cronache. In chiusura andiamo sul web, sul nostro portale 8pagine.it, dove in apertura c'è il caso relativo agli esami su Gimelli per capire se ha lottato prima dell'omicidio, una notizia di cronaca che ha sconvolto davvero l'Italia intera. Il medico legale, su richiesta della procura, oggi ha eseguito nuovi accertamenti sull'indagato. Ancora nella home di 8pagine.it i titoli delle notizie di
spalla, i rifiuti bruciano e i nostri figli muoiono, basta veleni e la denuncia. Siamo nella sezione Napoli, la rabbia delle mamme della terra dei fuochi. Ancora un'altra news di cronaca che arriva invece da Benevento, omicidio in prota, campioni di Terriccio al Vaglio dei Ris. Rientriamo in studio per augurarvi un buon proseguimento di giornata in questo giovedì 22 novembre, da Vivere Tutto sulle frequenze di 696 TV.